Clima, basta catastrofismi. Quella che potrebbe essere, sembrare a tutti voi magari, il titolo di un articolo postato su un sito complottista, una di quelle pagine Facebook specializzate nel negare il cambiamento climatico antropico, è invece il titolo, purtroppo, di un convegno in cui sono stati invitati dei professori universitari che si è tenuto niente meno che in una delle università più prestigiose in Italia, nonché nell'Ateneo più grande d'Europa. Sto parlando della Sapienza di Roma. Voi direte, non può essere, deve essere uno scherzo. Purtroppo non è così. È una notizia anche che magari molti di voi hanno letto, perché è venuta alla ribalta negli ultimi 2 giorni. Il convegno si è tenuto nel pomeriggio di 2 giorni fa. È stata una notizia che appunto giustamente ha creato enormi polemiche. E noi volevamo parlarne, tuttavia abbiamo voluto aspettare che trapelassero alcuni dei contenuti dei seminari tenuti da queste persone. E quando effettivamente questi contenuti sono trapelati, le nostre impressioni negative sono state purtroppo totalmente confermate. Guardate ad esempio la frase che c'è scritta qua sopra: l'anidride carbonica è un gas nobile. Ora, i gas nobili si studiano quando si fa la tavola periodica degli elementi. Stiamo quindi parlando di chimichetta da liceali, probabilmente delle medie. I gas nobili sono essenzialmente dei gas inerti. Stiamo parlando di gas come l'elio, come lo xenon, l'argon, il neon, il krypton, gas tra cui non appare l'anidride carbonica, ma non appaiono nemmeno gli atomi che compongono l'anidride carbonica, ovvero il carbonio e l'ossigeno. Ora, mentre è normale che molte persone, probabilmente la maggioranza, non sappiano che cosa siano i gas nobili, o meglio, non se lo ricordino, perché non hanno più ricordi di quello che è stato fatto durante il liceo, non è assolutamente accettabile che dei professori universitari che vogliono tenere un convegno sul clima all'interno di una università non sappiano che cosa siano i gas nobili. Non solo, ma se pensate che tra i relatori vi era addirittura un professore di chimica, la cosa si fa totalmente imbarazzante. Ora, basterebbe già questo per qualificare probabilmente il livello del convegno che si è tenuto l'altro giorno alla Sapienza di Roma. Tuttavia vi sono alcune cose che non posso esimermi dal commentare. Partiamo dalla locandina del seminario. La potete vedere in sovraimpressione. In particolare guardate la parte cerchiata in rosso. Io la leggo insieme a voi. Allora, si parla dell'aumento di temperatura del pianeta Terra, cioè, che si è registrato dal 1850 ad oggi. Nella locandina si afferma che la comunità scientifica è divisa tra chi attribuisce tale aumento a cause prevalentemente naturali e chi invece ritiene che l'aumento sia causato principalmente dalle attività antropiche. I primi, ovvero chi ritiene che il cambiamento climatico sia dovuto a cause naturali, sono in netta maggioranza e sono denominati scettici, poverini. I secondi invece catastrofisti, brutti e cattivi. Allora, in questa locandina è contenuta una falsità clamorosa. Non si può definire in un'altra maniera, una falsità clamorosa. Allora, come noi vi abbiamo più volte detto, sul cambiamento climatico vi è un consenso scientifico. Il consenso scientifico, tuttavia, non è sul fatto che il cambiamento climatico e l'escalamento globale in particolare siano dovuti a cause naturali. È esattamente l'opposto. Il consenso scientifico riguarda il consenso della stragrande maggioranza degli scienziati del clima nell'affermare che il cambiamento climatico sia dovuto a cause antropiche, esattamente il contrario di quello che loro affermano qui. Vedete ad esempio in questa immagine, noi ve l'avevamo già postata, che vi mostra come i principali enti scientifici del nostro pianeta, quelli da cui provengono la maggior parte dei dati relativi al clima, sono totalmente concordi nell'affermare non solo il riscaldamento globale, ma che questo sia causato dalle attività antropiche, ovvero dall'aumento dell'anidride carbonica in atmosfera immessa dalle attività antropiche. Non solo, ma nel link della NASA in cui questo grafico è stato preso, potete vedere come siano decine di migliaia le pubblicazioni scientifiche che concordano su questo fatto, che sono migliaia gli scienziati che concordano su questo fatto, appartenenti a centinaia e centinaia di enti sparsi su tutto il nostro pianeta. Non solo, ma vi sono delle stime, delle statistiche che affermano come oltre il 95% delle pubblicazioni scientifiche sul clima concordino sul fatto che il cambiamento climatico, ed in particolare il riscaldamento globale, siano dovute ad origini antropiche. Quindi quello che affermano qui è una falsità e non è scientificamente
accettabile che un evento in cui partecipano dei professori universitari all'interno di una università tra le più prestigiose in Italia sia sponsorizzato con delle falsità. Non è assolutamente accettabile. Ma questa non è l'unica cosa inaccettabile di tutta questa faccenda. Guardiamo ad esempio il titolo: clima, basta catastrofismi. Quali catastrofismi? E come, e chi gli dà diritto a queste persone di definire catastrofisti quelli che affermano che il riscaldamento globale sia causato dall'uomo? E quali, di quale catastrofismo stiamo parlando? Queste persone sanno che nell'ultimo secolo l'anidride carbonica in atmosfera è aumentata da 280 parti per milione a 410 parti per milione? Queste persone lo sanno che 410 parti per milione è un valore che non si registrava sulla Terra da milioni e milioni di anni? Lo sanno che l'Homo sapiens, la nostra specie, non aveva mai sperimentato simili valori di anidride carbonica, e siamo riusciti a raggiungerli in meno di un secolo grazie alle attività antropiche? Queste persone lo sanno quando parlano di catastrofismi? Queste persone sanno che l'aumento di temperatura globale che si è registrato nell'ultimo secolo, ovvero oltre gli 0,8 gradi centigradi, non è spiegabile con nessuna forzante naturale, né con i vulcani, né con questioni orbitali, né con gli aerosol, né con la deforestazione, con nessun fattore naturale. L'unica forzante che è in grado di spiegare l'aumento di temperatura dell'ultimo secolo è l'aumento di anidride carbonica, prodotta dall'uomo ed immessa nell'atmosfera dall'uomo. Lo sanno queste persone che l'aumento di temperatura sta causando la fusione sempre più rapida dei ghiacci artici? Lo sanno queste persone che dal 2000 la Groenlandia ha perso oltre 200 gigatonnellate di ghiaccio e la Groenlandia insieme all'Antartide sono le regioni principalmente responsabili dell'aumento del livello dei mari? Queste persone lo sanno o no prima di scrivere basta catastrofismi? Lo sanno o no che con questa parola offendono il lavoro di migliaia di scienziati che dedicano decenni della loro vita a studiare la scienza del clima? Lo sanno o no prima di definirli catastrofisti? Io questo che mi chiedo. E questa non è ancora l'unica cosa che è assurda di tutta questa faccenda. Prendiamo ad esempio il libro, come vedete qua, su cui si basava questo convegno. A parte ripetere le solite cose senza alcun fondamento, come che la comunità scientifica è divisa tra chi attribuisce l'aumento di temperatura a cause naturali e chi lo attribuisce a cause antropiche, ma il grafico che loro postano per dimostrare come eventualmente i modelli non corrispondono poi alle osservazioni, lo sanno che questo grafico non è mai stato pubblicato su nessuna rivista. Perché? Perché è un grafico che contiene una quantità enorme di errori, perché se noi andiamo a vedere quello che è invece la realtà, le simulazioni non sono poi così distanti dalle temperature osservate, senza contare che oltretutto questo grafico si riferisce alle temperature in atmosfera e non alle temperature al suolo, che sono completamente differenti. Se vogliamo possiamo anche andare a commentare altre cose che sono state dette all'interno del convegno. Io so che sarebbe già sufficiente tutto questo per qualificare quello che è successo l'altro giorno alla Sapienza di Roma, ma tuttavia voglio andare ancora un po' oltre. Per esempio è stato affermato che l'aumento sia solo di 0,8 gradi, che per un uomo quasi non è che una piccola febbre. Ovviamente va da sé che questo è un paragone che non ha alcun senso scientifico, non solo, ma queste persone, come detto prima, lo sanno che cosa significa un aumento di temperatura di 0,8 gradi in meno di un secolo? Soprattutto lo sanno che questo aumento di temperatura è causato dall'anidride carbonica. L'anidride carbonica non è solo responsabile del riscaldamento globale, l'anidride carbonica sta modificando anche gli ecosistemi terrestri, sta acidificando gli oceani. Ne abbiamo parlato, l'acidificazione degli oceani è un fenomeno devastante, e visto che non vi è alcun segno di cessazione, di diminuzione di emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, questi sono tutti fenomeni destinati ad amplificarsi nel corso del tempo. Queste persone lo sanno quando dicono queste letteralmente castronerie, quando parlano di catastrofismi, quando invece si tratta solo, purtroppo, di scienza, di dati, di misure, di rilevazioni. Queste persone lo sanno oppure no? La risposta ovviamente la sappiamo tutti quanti, però io vorrei chiederglielo direttamente a loro. Potrei anche parlare dei pregressi di questi relatori. C'è per esempio chi, non essendo climatologo, e pensate che addirittura un titolo di uno dei seminari era le riflessioni di uno scienziato che non è climatologo, quindi io mi chiedo, perché diavolo invitate a parlare di clima persone che si autodefiniscono non climatologi?
Io questo veramente mi lascia, un'altra delle cose che mi lasciano completamente interdetto e che probabilmente non capirò mai. Ma torniamo a quello che stavo dicendo. Una di queste persone, proprio questa che si definisce non climatologo, ha pubblicato un libretto di circa 30 pagine in cui gli scienziati hanno, sul clima, in cui gli scienziati hanno rilevato oltre 100 errori. Stiamo parlando di un libro di 30 pagine, lo potete vedere nel link che vi metterò in fondo. Questo è in breve, potrei dilungarmi ulteriormente, però non ho purtroppo 24 ore da dedicare a questo argomento, ma vi assicuro che ce ne sarebbe da parlare un'infinità. Vorrei solo concludere con una riflessione del tutto personale. L'università dovrebbe essere il luogo in cui la scienza viene difesa, in cui la scienza viene promossa, in cui la scienza viene sostenuta. Soprattutto in un periodo come quello attuale, in un paese come l'Italia, in cui non si perde attimo di non si perde occasione per denigrare la scienza in tutte le sedi possibili, invitando presentatrici in decadenza a parlare di vaccini, o quando si dà libero permesso a emeriti cialtroni di parlare di scie chimiche. Potrei fare milioni di esempi. In un clima così, l'università dovrebbe essere la prima a tutelare gli scienziati, a promuovere una corretta divulgazione scientifica, a far conoscere quelli che sono i reali risultati della stragrande maggioranza delle pubblicazioni scientifiche. Questo, se iniziamo a far infiltrare anche all'interno dell'università la disinformazione, è finita, perché è dall'università che bisogna cominciare a difendere la scienza, a tutelarla, perché la scienza è ciò che garantirà il futuro dell'umanità. Ciao a tutti da Matteo.